Il Consiglio regionale si è riunito questa settimana anche in seduta serale per esaminare finanziaria e bilancio. Tra gli obiettivi, il pagamento dei debiti, la vendita del patrimonio immobiliare e la programmazione dei fondi europei. Critiche le opposizioni che hanno presentato molti emendamenti. La legge finanziaria è stata approvata a maggioranza nella seduta del 30 aprile. Presidente del Consiglio regionale, capigruppo e assessori, nella pausa dei lavori d'aula sulla finanziaria, hanno ricevuto due delegazioni sindacali su problemi occupazionali. La prima della città metropolitana di Torino e la seconda degli addetti alle pulizie nelle aziende sanitarie. Si è insediato a Palazzo Lascaris il Comitato Esecutivo degli Stati Generali dello Sport per diffondere le pratiche sportive e i corretti stili di vita. Il Consiglio regionale è capofila del progetto che coinvolge tre assessorati, sanità, sport e istruzione. Il Consiglio regionale con il progetto Piemonte Visual Contest è tra i finalisti del premio Smart Communities consegnato durante la 2 giorni di SMAU a Torino. Il riconoscimento punta l'attenzione sulle più innovative misure adottate da pubbliche amministrazioni ed enti locali per migliorare la vita dei cittadini. Si terrà dal 14 al 18 maggio al Lingotto di Torino la 28ª edizione del Salone del Libro. Anche quest'anno il Consiglio regionale sarà presente nello stand delle istituzioni piemontesi, con molti appuntamenti per presentare le novità editoriali e le iniziative di consulte e comitati. Più moderno, interattivo e a misura di cittadino è la nuova versione del sito del Consiglio regionale che verrà lanciata nei primi giorni di maggio. Tante le novità e le innovazioni nel campo della trasparenza e della partecipazione e nuovi servizi a disposizione dei navigatori. Ritratto di una terra, emozioni e paesaggi del Piemonte, il titolo della rassegna esposta a Palazzo Lascaris dal 7 maggio al 30 giugno. Lettere, poesie, dipinti, oggetti e fotografie offrono al visitatore frammenti di paesaggio che permettono di ricostruire luoghi reali che si trasformano in luoghi del cuore e dell'armonia, in un microcosmo di culture, sapori, musiche e profumi. Alla Biblioteca della Regione in via Confienza, dal 6 maggio al 5 giugno, è in mostra la Stamperia Verduni, fabbricanti di immagini nella Torino dell'Ottocento, con una serie di incisioni che costituiscono un supporto prezioso per ricostruire la storia del costume, soprattutto popolare, in un secolo attraversato da profondi cambiamenti.